finanziare poi il progetto definitivo per lotti, badate bene, non funzionali, no? Lotti non funzionali, sei lotti. E la finalità dell'intervento va bene, magari qualcuno può non dire, non funzionali. Vuol dire che se non si realizzano tutti, l'opera praticamente non potrà funzionare, ecco, cioè non è che facendone un pezzo si potrà utilizzare la linea. E le finalità dell'intervento sono appunto quelle di aumentare in maniera significativa, a loro dire, l'offerta di trasporto merci, migliorare i collegamenti ferroviari tra il sistema portuale di Genova e l'Alto Tirreno con il nord del paese dell'Europa. L'intervento qual è? Il tracciato si sviluppa per circa 53 km, 39 dei quali in galleria, ed è collegato alla linea esistente attraverso quattro connessioni, interconnessioni lunghe rispettivamente complessivamente 14 km, per un totale quindi di 67 km di nuove infrastrutture. E in particolare si integra con la linea esistente, quella storica, a sud con il nodo di Genova, per assicurare il collegamento con i bacini portuali e con la linea Savona-Ventimiglia, e a nord in direzione Torino-Novara-Sempione sarà collegata la linea Torino-Genova in prossimità di Novi, e in direzione Milano la linea Alessandria-Piacenza in prossimità di Tortona. Diciamo che c'è una curiosità che mi sono segnato: ai tempi attuali Genova-Milano sono 91 minuti. Sulla nuova linea saranno di 58 minuti, Genova-Torino sui tempi attuali 103 minuti, Genova-Torino sulla linea attuale, questa più nuova, 71 minuti, così una curiosità che magari può interessare. Non so se avete fatto caso, tra Italfer, TAV, RFI, COCI, non si capisce a volte bene qual è il ruolo di uno, qual è il ruolo dell'altro. Volevo così evidenziarlo, visto che siamo qui per informare su queste cose. Il soggetto aggiudicatore è RFI, che sarebbe l'ente committente, la stazione appaltante, chi ordina praticamente il lavoro. Sapete benissimo che RFI è una società del gruppo Ferrovie dello Stato. Ha la competenza ad approvare, e questo è importante perché poi magari nella discussione servirà, ad approvare il progetto esecutivo e le sue varianti, ha l'autosorveglianza sulla realizzazione delle opere e deve fare il collaudo. Il soggetto invece a supporto dell'aggiudicatore, quindi di RFI, è Italfer, che è una società di ingegneria ma fa sempre parte del gruppo Ferrovie dello Stato. Quindi al compito di infatti di aver fatto il progetto preliminare, perché poi dopo il definitivo e l'esecutivo lo deve fare il COCI, che è il contraente generale. E veniamo al contraente generale, che è appunto COCI, che è incaricato, cioè che è il realizzatore, cioè chi realizza l'opera e progetta anche sia il definitivo che l'esecutivo. E fa anche gli espropri e la direzione dei lavori. Un'altra cosa interessante da sapere in base alla normativa, che avrebbero anche l'obbligo, se viene richiesto naturalmente dalla stazione appaltante, cioè da RFI, di prefinanziare l'opera, in tutto o in parte anche con capitali privati. Abbiamo visto che dall'accordo integrativo che hanno fatto di recente non c'è nulla di tutto questo, cioè loro non vanno assolutamente avanti se non ci sono i finanziamenti assicurati ogni volta dal CIPE. Quindi questo per dire come è stata condotta, diciamo, l'operazione. Autorizzazione alla via, costo e tempi dell'opera, no? Con delibera CIPE dell'84 si approva la realizzazione di quello che dicevo prima, in lotti costruttivi non funzionali, e il costo dell'opera al netto di tutte le attività propedeutiche viene ripartito in sei lotti costruttivi: il primo da 500 milioni di euro, il secondo da 1.100 milioni di euro,
il terzo da 1270, il quarto da 1340, il quinto da 1,2 e il sesto da 6,50. In questa delibera si riconosce che il costo complessivo dell'opera, io non so se ti ricordi, questo non mi ricordo bene da che cifra erano partiti. 3.000 miliardi. Quanto? 3.000 miliardi. Quindi sì, 3.000 milioni, ecco. Perché il costo che oggi si riconosce per il costo complessivo dell'opera, per adeguamenti di legge progettuali, monetarie, varie altre, cioè risoluzione di contenziosi, eccetera, è di 6.200 euro, quindi 6 miliardi e 200 milioni di euro. E non quindi, dire, eravamo in lire, 3.000 miliardi. Ah, scusa, ho capito. 3.000 miliardi di lire nel primo progetto, quindi siamo sì, ancora negli anni 90. Sì, sì, va bene, quindi era raddoppiato praticamente, no? No, 3.000 miliardi di lire. Vabbè, comunque. No, però sono particolari, stiamo tanto per quello che ci siamo, diciamola, i 3.000 miliardi di lire prevedevano la tratta Genova-Milano. Adesso abbiamo ridotto a Genova-Tortoni. Comunque si autorizza con questa delibera l'avvio della realizzazione del primo lotto costruttivo di 500 milioni di euro a condizione che venga trasmesso al CIPE l'atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI e COCI, questo atto integrativo che metteva a posto un po' tutto, anche le controversie eccetera eccetera. E poi prende atto del cronoprogramma che prevede una durata complessiva, questa è la realizzazione dell'opera, di 100 mesi a partire dalla data di stipula appunto di quest'atto integrativo. 100 mesi sono circa poco più di 8 anni, più o meno. Poi di recente, il 17 marzo 2012, sulla Gazzetta Ufficiale è apparsa la delibera CIPE 86 del 2011, dove si prende atto della stipula di questo famoso atto integrativo alla convenzione e si autorizza l'avvio alla realizzazione del secondo, si finanzia praticamente, del secondo lotto costruttivo del valore di 1.100 euro. E si conferma sempre la spesa complessiva di 6.200 milioni di euro. Il programma aggiornato è allegato a questo atto integrativo, tra l'altro questo atto integrativo non si riesce ad allegare, perché all'atto integrativo ci sono proprio tutti i tempi di esecuzione, proprio quando viene realizzato, diciamo, anche proprio i singoli interventi, anche nel nostro paese, eccetera, abbastanza in modo specifico e si capisce proprio bene. Però non, no, è diventato, sì, più o meno, è diventato efficace il 2 aprile 2012. Da questa data decorrono i tempi del programma. Però, ad esempio, nel programma che ho visto, da 100 mesi sono diventati 98, vabbè, comunque. Io però, così, da assessore all'ambiente soprattutto, volevo fare qualche considerazione. Adesso, questo è l'iter fino adesso che conosciamo con le approvazioni varie, eccetera. È chiaro che in Arquata ha un forte impatto sia ambientale che sociale sul nostro territorio, no? E noi sappiamo che Arquata vive da lungo tempo, da decenni, scontra una situazione ambientale non certo ottimale, visto, diciamo, tutti gli insediamenti e le attività produttive che noi abbiamo. Faccio l'esempio della Sigemi, della ICS fino a ieri, della Cementir, che il Comitato di Campora conosce bene, della Nova Livarna, che è dell'Ener. Quando arriviamo da Serra Valle vediamo questi elettrodotti, no, di alta tensione, siamo soggetti a inquinamento elettromagnetico. Arriviamo da Autostrada di Vignole, vediamo la Sigemi, io vorrei capire un po' domani se sarà mai dismessa con l'attività produttiva, ci saranno ettari di territorio inquinato, no? E poi voglio vedere chi è che farà la bonifica, no? Sono proprio curioso. Sigemi
ICS allora e Nuova Libano sono industrie a rischio, tra l'altro, di incidente rilevante. Quindi non è che stiamo molto bene, cioè Arquata il suo prezzo nei decenni l'ha pagato. Sì che queste ditte hanno creato occupazione, ma l'occupazione è anche qualità della vita, però prima di tutto c'è la salute e la sicurezza, questo lo sappiamo. Dico una cosa ovvia, ma è così. Poi c'è da dire che le leggi che sono susseguite per, diciamo così, contrastare, limitare questi inquinamenti spesso sono insufficienti e rispettose dei veri principi, il principio di precauzione famoso che tutti invocano, oppure dello sviluppo sostenibile. Diciamo, queste sono parole anche quando fanno le leggi. E al contrario, quando sono sufficientemente cautelative, no? A volte sono o di difficile attuazione oppure dicono che sono troppo onerose per gli imprenditori. No? Ecco, ci troviamo così in questa situazione. Il grosso impatto che naturalmente noi sappiamo da un punto di vista così, diciamo proprio del territorio, ce l'abbiamo proprio oltre all'umiliazione degli espropri e della perdita di valore a danno di diversi cittadini nella zona Moriassi, Retimero, Pradella, nella quale c'è, oltre ad esserci un vincolo idrogeologico e archeologico della Libarna, forse non tutti lo sanno, ma è un'area collinare che viene riconosciuta area agricola a forte dominanza paesistica. Viene riconosciuta da due strumenti sovraordinati di programmazione, il piano territoriale provinciale, ed è stato confermato dalla Regione Piemonte nel piano territoriale regionale, approvato in parte l'anno scorso. Quindi, no, paradossalmente, la Regione che partecipa al CIPE, no, allora aveva detto era tutto a posto da un punto di vista della compatibilità ambientale, poi dopo nel piano territoriale regionale inseriscono quest'area come se non sapessero più niente, no? Come area a forte dominanza paesistica, dove loro quindi riconoscono una certa qualità, una certa valenza ambientale alla zona. E poi analizzando, diciamo, meglio, almeno così, quello che mi ha colpito di più. Naturalmente la critica più forte la rivolgo al pericolo dell'isterilimento delle sorgenti di rigoroso Borrasca del Monte Zucchero. E questo, nonostante, diciamo, le giuste osservazioni e contestazioni che allora aveva fatto ACOS, il progetto, salvo che per il consorzio di Sottovalle, non prevede ante opera, cioè prima che vengano fatti gli scavi, un progetto alternativo in caso in cui si verificasse appunto l'evento dell'isterilimento. E questo secondo me è una cosa veramente inaccettabile, perché abbiamo diritto che ci venga assicurato lo stesso servizio idropotabile sia per qualità, quantità e anche, diciamo, di bassa vulnerabilità, diciamo, degli acquiferi. Comunque, anche se tale, cioè se questa, siccome devono fare delle indagini approfondite, perché hanno considerato a basso rischio le sorgenti almeno di rigoroso Borrasca, noi abbiamo il diritto di ottenere gli interventi alternativi prima, così come è stato fatto per il consorzio di Sottovalle, anche perché prima che comunque si consumi, questo secondo me io definisco un po' un disastro naturale se si verifica l'isterilimento di queste sorgenti. E proprio in caso di, poi verrebbe, diciamo così, a essere danneggiato anche il reticolo idrografico, teniamo conto anche di questa cosa qua, perché mi pare che serve sia la parte della Vallemme che la parte dello Squitia. Quindi, oltre al danno ecologico, anche la beffa di venire serviti per qualche anno come autobotti, ecco, tanto per stare tranquilli. Loro non possono considerare il grado di inesterilimento delle sorgenti, non lo possono, anche se loro l'hanno considerato basso, lo devono considerare automaticamente alto,
quando le proporzioni degli effetti sono enormi, perché un conto è servire una popolazione di 100 persone, con tutto rispetto.